Grazie Presidente. Io adesso una brevissima interrogazione circa un problema relativo al cimitero di Palese. È stato ripreso dall'emittente televisiva Telebari a seguito di una segnalazione che mi era stata fatta da un gruppo di cittadini appunto della circoscrizione prima. Come tutti saprete, o spero sappiate, all'interno del cimitero di Palese esiste un manufatto che pare essere costato svariate centinaia di migliaia di euro, che è completamente abbandonato. Pannelli divelti, celle frigorifere rotte, hanno rubato porte, sanitari, struttura che doveva essere all'avanguardia e doveva anche, penso, elevare gli standard di qualità a livello europeo appunto in quel nosocomio, ad oggi sono in stato di abbandono e distrutti. Tutto a questo, chiaramente poi in contrapposizione, vi è una camera mortuaria che addirittura, se vi sono più di 3 morti nella stessa giornata, una salma deve essere portata nella cappella. Sono locali non climatizzati, quindi d'inverno le salme si trovano ad essere presenti a temperature elevate, con conseguenze che tutti quanti potete immaginare. Ci troviamo di fronte a una situazione da terzo mondo. Io ho quindi denunciato questo in precedenza all'assessore al patrimonio, però non ho avuto risposta se non una risposta televisiva da parte dell'assessore Palmiotti, il quale diceva, riassumendo, che sostanzialmente laddove non vi è la presenza di un guardiano, il manufatto si deperisce. Ritengo che sia una risposta non esaustiva. E quindi per questo lo ritorno a chiedere a microfono aperto in questa assise, e ritengo che qualora non mi dovesse arrivare una risposta positiva o comunque che possa riavviare un rapporto e un recupero dello stesso manufatto, mi vedrò costretto a denunciare, mio malgrado, alla Corte dei Conti questo spreco. Grazie. Grazie.